che noi chiediamo lì è la revoca della procedura, non sarà un pranzo di gala, perché conosco come funzionano questi multinazionali che hanno la testa da un'altra parte e quindi sono lontani e qui non sanno nemmeno chi siamo un puntino per loro. Certo che l'analisi che abbiamo fatto del gruppo, questo è un gruppo che ha 36.000 dipendenti, fa 4 miliardi di fatturato. Io penso che stia giocando su sistemi finanziari classici, quotata Wall Street, sede Chicago. L'operazione è che quando chiudo uno stabilimento incremento le azioni, non a caso sono incrementate moltissime le azioni dall'inizio dell'anno. E penso che, come sempre, i dirigenti che stanno là a Chicago giocano anche sulle loro stock option. Non sto dicendo una cosa fuori dal mondo, sto dicendo una cosa perché stanno facendo altre ristrutturazioni in giro. Quindi la stanno giocando sul fatto operazioni finanziarie breve per giocare però con la testa delle persone. Questo per noi è inaccettabile. E oggi glielo diremo. Un gruppo che ha 36.000 dipendenti, che fa 4 miliardi di fatturato, non si può permettere in questa regione di mandare una PEC dall'oggi al domani chiusa per sempre. Secondo, io penso che sulle vostre produzioni ci siano margini per fare un'operazione anche di ristrutturazione, ma andare a trovare una reindustrializzazione di questa impresa. E anche questo glielo diremo, siate disponibili a un percorso di industrializzazione, reindustrializzazione di queste imprese, ma vi ho dato una risposta a tutti i lavoratori, nessuno escluso. Terzo, se loro vogliono aprire un percorso diverso dopo aver chiuso la procedura, parlando con le vostre organizzazioni sindacali, so che sono responsabili, si può aprire anche un nuovo cantiere, ma deve togliere di mezzo quella spada di gas. La regione non discute con la pistola alla tempia. Se lasciano una pistola alla tempia, io sono con voi, la regione è con voi, con le vostre organizzazioni sindacali, e questa vicenda ovviamente deve avere valenza nazionale. E quindi, per quanto mi riguarda, bisogna giocarlo anche sul tratto reputazionale di questi gruppi, considerato che hanno aziende in Slovacchia, in India, in Cina, in che ce li hanno poi anche. Eccolo, bravo. E quella gli piace là, eh. E le altre, vuol dire, gli piace per fare delocalizzazione. Questa è l'operazione. Non meritate di essere trattate così. Persone non sono, adesso sappiate che non sono abituato a fare populismo, perché dentro le vicende l'ultima cosa che voglio fare è essere, vuol dire, illudervi, e conoscendo come si muovono questi soggetti che hanno la testa dall'altra parte, vi ho sempre, non mi posso permettere di illudervi perché già avete problemi sul vostro futuro, però dobbiamo giocarli insieme. Le istituzioni mi sembrano tutte compatte e quindi quando ci sono in mezzo alla perdita dei posti di lavoro non c'è colore politico, ci sono i lavoratori, dobbiamo trovare una soluzione, la dobbiamo trovare insieme.